Le foreste che ancora oggi ammantano le colline dell'Italia centrale, ai tempi di Dante erano molto più estese e rappresentavano un pericolo reale, in particolare al calare delle tenebre. Alla fauna locale, rappresentata dalla lupa, Dante aggiunge due animali esotici, il leone e la lonza, un felino maculato che il poeta osservò in gabbia nel palazzo del Podestà di Firenze. Si tratta di fiere simboliche, come d'altra parte sono simboli la selva della perdizione e il colle illuminato dalla luce divina, che trovano fondamento nella Bibbia e nella cultura medievale. Il cammino verso gli inferi parte da questo ambiente fortemente chiaroscurale, dove si affrontano luce e ombra, altezza e bassezza, reali e spirituali. All'imbrunire, un sentiero conduce i due poeti alle porte dell'inferno, un luogo diversamente immaginato nei poemi dell'antichità. Ulisse vi giunge infatti per mare, navigando oltre l'oceano nelle terre nebbiose dei Cimmeri, mentre Enea accede all'Averno dall'antro della Sibilla. Sotto l'influsso della tradizione cristiana, Dante immagina la cavità degli inferi al di sotto della città santa di Gerusalemme, su un asse che attraversa il centro della terra e, al lato opposto, prosegue nella montagna del Purgatorio. La descrizione dantesca si sofferma sulla porta degli inferi e in particolare sulla terribile iscrizione che la sovrasta. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Era uso nel Medioevo apporre scritte sulle porte delle chiese o delle città rivolte agli entranti. In questo caso si tratta di una città eterna, ma di eterni dolori, opposta alla città di Dio, descritta da Dante e, ancor prima, nella teologia di Sant'Agostino. Oltrepassata la porta, scopriamo di non essere ancora giunti nell'inferno vero e proprio, quanto in una sorta di vestibolo. L'aria scura è qui infestata da vespe e da mosconi, che tormentano gli ignavi, indegni addirittura di accedere all'inferno, mentre il suolo è coperto da vermi fastidiosi. Compare dunque il vero confine naturale degli inferi, il grande fiume Acheronte. Dante lo descrive anche come una livida palude, a completare il quadro di un ambiente malsano, senza stelle, dominato da aria pesante, fango e insetti, come le paludi tanto frequenti nel paesaggio medievale. Lungo le rive si radunano le anime pronte ad essere traghettate dalla nave di Caronte. Questa buia campagna è scossa da un lampo e da un terremoto, oscuri fenomeni che presiedono all'ingresso di Dante nel primo cerchio e che lanciano un monito, un annuncio terrificante della geologia sovrannaturale dell'oltretomba.